Festa di fine anno per l'Istituto Comprensivo Pietro Leone di Caltanissetta al Teatro Bofrenon con uno spettacolo d'arte varia che ha coinvolto centinaia di studenti. L'evento ha concluso il progetto denominato Un viaggio insieme lungo tutto l'anno per i bambini della scuola dell'infanzia e i ragazzi della scuola primaria di secondo grado che si sono cimentati in diverse attività dai laboratori musicali alla danza sportiva. Un'occasione per vedere all'opera i ragazzi e così verificare il lavoro fatto durante tutto l'anno scolastico e cementare il rapporto tra insegnanti, alunni e genitori. Sì, ogni anno a fine anno tutta la scuola fa un po' il punto della situazione e permette ai ragazzi di poter mettere in evidenza tutto il lavoro svolto in tutti gli ambiti, in tutta diciamo, l'offerta formativa della scuola. Quindi in questa manifestazione avremo i ragazzi dell'orchestra, del corso di strumento musicale, avremo i ragazzi che si sono preparati per la danza sportiva, avremo tutti i progetti, non tutti, diciamo un po' dei progetti svolti dai ragazzi, dei laboratori fatti. Quindi è un momento per stare insieme con le famiglie, è un momento di rendicontazione, è un momento anche formativo per i nostri alunni. Appunto reinterpretare i percorsi che hanno fatto durante l'anno e quindi è un modo nuovo di concludere l'anno in modo che loro possano in teatro, diciamo di fronte ai genitori e agli insegnanti che li hanno seguito durante tutto l'anno, possono mettere in evidenza quelle che sono le loro capacità, le loro diverse intelligenze, i loro modi di operare, di apprendere. Quindi il viaggio, diciamo, rappresenta appunto il percorso di conoscenza, di crescita e di curiosità che è quello che spinge verso la cultura. Diciamo, ogni anno si sceglie di fare questo momento conclusivo proprio per metterci un po' in discussione, vedere quali sono state le nostre, qual è stato il nostro operato e quello insieme a quello dei ragazzi, e quindi ogni anno è un feedback che ci permette di migliorare, di andare avanti e di aprire nuovi orizzonti.